Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. La prima volta che accadde stavo per salire sull'aereo, quando una chiamata da un numero sconosciuto fece squillare il mio cellulare. Era una suoneria che non avevo mai sentito prima, una che ero abbastanza sicuro di non avere nel mio telefonino. Normalmente non mi sarei fermato a rispondere, ma aspettavo una chiamata per un colloquio a cui avevo partecipato la settimana precedente. Ho fatto un respiro profondo e ho accettato la chiamata. «Pronto?» «Non salire sull'aereo!» La voce di una donna, confusa e strana, come se le sue corde vocali fossero state distrutte, stava cercando disperatamente di non soffocare nel discorso. Nonostante la voce snervante e fratturata, il suo tono era insistente e stranamente calmo. Detto questo, la chiamata terminò. Mi congelai. Ho sempre avuto una leggera paura di volare e qualcosa in questa telefonata... Non ero più pronto a prendere un volo di 7 ore in quel momento. Mi voltai e mi diressi verso la tavola calda. Avrei semplicemente preso un altro volo più tardi, nel pomeriggio, pensai. Ero allo Starbucks dell'aeroporto 3 ore dopo, quando ogni televisore del terminal si illuminò con le riprese dell'incidente dell'aereo che avrei dovuto prendere. Nessun sopravvissuto. Ho provato a rintracciare la chiamata, così come l'ho fatto la polizia. Hanno analizzato i registri telefonici, le comunicazioni in entrata e in uscita verso il mio cellulare, ma non c'era nulla da tracciare. Non c'erano prove che il mio telefono avesse mai ricevuto una chiamata in quel momento. Non mi stavo inventando nulla, non lo avrei mai fatto. Non fu l'unica chiamata. Nel corso degli anni ne ricevetti altre, raramente, ma erano sempre presagi corretti, ed io li ho sempre ascoltati. «Non andare a quell'appuntamento al buio stasera!» 5 mesi dopo, la mia aspirante ragazza è stata condannata per aver ucciso 4 uomini, tutti con la mia stessa corporatura e con il mio stesso colore di capelli. Erano stati ritrovati in una fossa poco profonda ad un centinaio di metri dalla tavola calda in cui si offriva di portarmi. «Non andare al concerto stasera!» Un autotreno perse il controllo e si lanciò contro una fila di macchine. Tutti i conducenti schiacciati, tutti morti, proprio nel tratto di autostrada dove sarei dovuto andare io. Non importa se avessi un nuovo telefono, se mi fossi spostato attraverso il paese, le chiamate sarebbero comunque arrivate. Potevo quasi sentire le presenze di qualunque cosa fosse vegliare su di me. Immaginavo di essere in fondo a gelide acque dell'oceano, ancora legato al sedile dell'aereo, o di essere in quella fossa comune di fronte alla tavola calda, o ancora di guardare un 18enne che perdeva il controllo in direzione della mia auto, sapendo che la mia morte era imminente. E avevo questa fitta al petto. Pensavo a quanto era sottile quella linea, quanto mi ero avvicinato. Se non avessi avuto un colloquio di lavoro, da cui sto aspettando una risposta, non avrei mai ascoltato quella prima chiamata. E quella sarebbe stata la fine per me. Sembrava sempre che stesse per succedere qualcosa di brutto, ma ogni volta c'era questa voce fratturata e deformata, con queste chiamate che sembravano non esistere mai dopo averle ascoltate. Segnali di avvertimento autodistruggenti che marcivano davanti ai miei occhi. E io ero vivo. Avevo una brutta sensazione anche riguardo a questa crociera. L'avevo pianificata come una settimana tra ragazzi con alcuni miei vecchi amici del college e non vedevo l'ora di trascorrere una settimana ai tropici nel pieno dell'inverno. Ma una parte di me poteva quasi intuire che la telefonata sarebbe arrivata. Forse avevo visto Titanic troppe volte, ma avevo fin dall'inizio un fastidioso timore. Speravo andasse bene, ma sapevo che qualcosa sarebbe successo. Avrei ricevuto la chiamata. Lo sentivo. Ora, una settimana prima di partire per la crociera, dopo essere tornato nel mio appartamento dopo una cena con un amico, noto che il mio cellulare aveva un messaggio non letto da un numero sconosciuto. Non hanno mai dovuto lasciare un messaggio prima, e io non l'avevo controllato per tutta la notte. Dannazione, mi sarebbe davvero piaciuto andare in crociera. Beh, non valeva il destino orribile che mi aspettava in quel freddo oceano scuro.
Riproduco il messaggio vocale, mi sento contorcere lo stomaco mentre ascolto la voce, orribilmente distorta, come emanata da una gola tagliata a pezzi, stridere con più insistenza che mai. Mi guardo intorno nel mio appartamento mentre la voce al telefono ripete incessantemente la stessa frase. Non tornare a casa dopo cena stasera. Non tornare a casa dopo cena stasera. Non tornare a casa dopo cena stasera.